Buongiorno a tutti, benvenuti alla quarta edizione del TG Camp. Siamo a mercoledì, è una giornata che è iniziata non bene perché oggi era in programma la gita, ma purtroppo stamattina il tempo non prometteva nulla di buono e quindi abbiamo dovuto rinunciare. Rinuncia che però non è pesata più di tanto perché siamo riusciti a organizzarci in diversi gruppi, mantenendo i ragazzini del mini basket qui a lavorare in palestra, a Stava, all'hotel. Mentre invece abbiamo portato i più grandi in piscina e invece il gruppo dei 2001-2002 ha lavorato in palestra. Siamo riusciti a ottimizzare quindi anche questa mattinata, portando avanti il nostro percorso di sostanzialmente di divertimento. Adesso ci aspetta il pranzo al sacco, come previsto dalla gita, lo consumeremo in palestra. Non sarà pantagruelico come al solito, ma comunque vabbè, sarà un altro momento per stare insieme e condividere il nostro tempo. Per questa mattinata è tutto, la voce sta calando, anche i giorni che mancano alla fine calano, le due cose credo vadano di pari passo, ma non vi lascio, starò qui fino alla fine per questo fantastico TG. Quindi ci rivediamo dopo il pomeriggio, così ci raccontiamo insieme le attività. E ci salutiamo prima di darci l'appuntamento a domani. Ciao a tutti! She smiles, your heart goes sinking down two stories to the bottom of your lungs, and it is hard to breathe. And Ryan, when she moves, your world stops spinning for a moment, so it can be the land of fall directly beneath her feet. Well, there's not the Via. Anche oggi non ci siamo lasciati sfuggire l'opportunità di intercettare alcuni dei nostri giocatori, anzi alcune delle nostre giocatrici. Siamo con Ilaria Celli e Anna Serafini della nostra squadra Futura Under 14. Allora Ilaria, come sta andando questo camp? Bene, 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 ciao. Tu non sei al primo anno, ma ne hai già fatti? Due. Due. E come ti sembra questo rispetto a quello degli altri anni? È più bello. Perché puoi dire anche più di tre parole per ogni risposta. Perché ha conosciuto più gente e quindi è più bello. Va bene, sentiamo Anna, l'infortunata Anna. Come sta andando questo camp? Abbastanza bene. Pensi sia utile per prepararsi alla prossima stagione oppure no? Sì. Quindi al camp dell'anno prossimo? Sì. Sì, cosa? Al camp dell'anno prossimo? Al camp dell'anno prossimo giocheremo meglio. Va bene, va bene. Grande interpretazione, oggi poi pagheremo quanto concordato. Salutiamo Ilaria e Anna e ritorniamo al nostro studio. Siamo giunti ormai al termine anche del quarto giorno qui a Stava. Anche il pomeriggio si è svolto nella maniera migliore possibile. Siamo andati avanti con i tornei di 3 contro 3, 5 contro 5, 2 ball. Nonostante non si sia fatta la gita, noi siamo andati avanti lo stesso a lavorare. Il pranzo è stato, come abbiamo detto prima, consumato in palestra. C'è stato anche un momento di pulizia finale che le nostre telecamere non si sono lasciate sfuggire. Questa sera avremo una serata libera, che
che spezza un po' la settimana, e domani riprenderemo con una passeggiata al mattino e il lavoro sui campi al pomeriggio. Anche oggi sono stati festeggiati ben due compleanni. Dicevo, anche oggi sono stati festeggiati ben due compleanni, è stato il turno di Andrea Bassi e Simone Cattaneo. Opportunamente festeggiati appunto durante la Pantagruelica cena. Cena che ha riportato i piatti tipici del Trentino e che il nostro staff soprattutto ha potuto gustare nel migliore dei modi. Vai, ci sono. Aspetta. Ora siamo ancora una volta in diretta dalla sala da pranzo, come vi abbiamo annunciato prima, per festeggiare due compleanni propri del nostro Happy Camp e uno, tra virgolette, extra. Francesco, fratello di Filippo, poi è il turno di Andrea e di Simone. Quindi tutti insieme. Allora siamo con Andrea che oggi ha compiuto 14 anni e con Simone che ne ha compiuti 13. Allora, come avete festeggiato questo compleanno? Niente, non ho fatto niente. Però giornata intensa all'Epic Camp. Sì, giornata molto intensa. Tu Simone, tutto bene questo compleanno? Beh, direi proprio di sì. Bene, attendete dei regali a casa? Sì. Sì, quindi messaggio diretto ai genitori, anche tu? Sì. Va bene, allora tanti auguri ancora e ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti. Io vi do l'appuntamento domani, vi saluto caramente e mi raccomando, non mancate di seguire il TG Sunset. Ciao a tutti!